Bene, primo giorno di primavera, pivot shuttle, 0 gradi, c'è la neve, alla grandissima. Due ore di tempo, boost. Via. Ciao ragazzi, eccoci qua, nuovo video. E oggi bomba assoluta. Facciamo il test della Pivot Shuttle 2022 praticamente, perché ormai è con le specifiche 2022. Una bici fuori di test, bici definitiva. 730 wattora di batteria. Shimano EP8, montata tutta XTR e Fox Factory. Peso appena appena sopra i 20 kg, full carbon, veramente una bici dai dati impressionante. Vabbè, primo contatto con Pivot Shuttle. Ed ecco come si presenta domenica 21 marzo, primo giorno di primavera. Già. Bene, eccoci qua ragazzi. Primo contatto con Pivot Shuttle fatto. Anche se oggi era da starsene a casa belli tranquilli, perché un mare di fango, un freddo della Madonna. È il 21 aprile, siamo in primavera, ma c'è 0 gradi con la neve. Beh, direi che un po' di fango c'era. Non era proprio facilissimo stare in piedi oggi. Oggi ho messo la Pivot in modalità boost subito. Sono sempre andato, in un'ora e mezza ho fatto 1300 metri di dislivello. La bicicletta ha ancora il 40% di batteria, quindi è impressionante. Bici leggera, si sente molto che è leggera, quindi bisogna un attimo farci la mano, perché venendo dalla bici un po' più pesante, che la Rocky Mountain, ci saranno 4 kg di differenza. Si nota molto la differenza di peso, soprattutto nelle curve, e quindi si tende magari ad anticipare troppo al posto di lasciarla scorrere. Ma devo dire per forza che come primo impatto, come poi mamma l'ha fatta, quindi senza andare a regolare, cambiare manubrio oppure altezze, cose varie. L'ho usata ieri e oggi, è una bici impressionante. Se vi ricordate, l'anno scorso abbiamo fatto il video della Pivot, quella vecchia, e l'unica pecca che aveva quella bici era la batteria da 500. Bene, quest'anno è la batteria da 730 wattora. È impensabile, penso, finirla. Sì, si può finire se si fa come io oggi, ma è una roba che
con 2 ore si fa il giro di 2000 metri di dislivello. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, rimandiamo ai prossimi video, faremo 2 o 3 video come test della Pivot Shuttle 2021-22. E come primo acchitto, come primo approccio, come primo contatto, ce ne sono poche che stanno dietro a questa. Completa sotto tutti i punti di vista, vabbè, montata da Dio, non ci sono pecche. Non riesco a trovare una pecca sulla bici. Il colore a me fa impazzire, proprio secondo me è un'opera d'arte. Complimenti a Pivot, complimenti a DSB che prende sempre le migliori bici che ci sono sul mercato, e noi ce le proviamo. Ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Mamma mia, che mezzo. Certo, è impossibile paragonare il motore della Rocky Mountain. Cioè, qui venivi su a scheggia, invece lo Shimano molto molto più lento. Però si fa tutto, anche questa qua, che bella dritta. Bisogna andare solo un po' più piano. Certo, il motore Rocky è imbattibile. Peccato che non ci vedo una sega.